sopra perfetta. Allora facci vedere com'è il pigiama. Ci sono gli orsetti. Siamo in diretta. Bene. Nadia, ancora non vedo. Bene, buongiorno, benvenuti a tutti a partecipare a questo importante convegno che ha organizzato il Comune di Lucca su un argomento estremamente importante e di grandissimo interesse che è l'endometriosi. Passo la parola al sindaco Alessandro Tambellini per un saluto di introduzione. Grazie Cristina. Occasioni come queste sono occasioni sempre di grande significato perché riescono ad allargare le nostre conoscenze, la percezione che si ha di alcune malattie, soprattutto come l'endometriosi, che è una malattia che può essere nelle donne di alto significato, soprattutto nell'età fertile, ma anche in età successiva. Quindi affrontare tematiche come queste, che se conosciute si possono contenere, si possono anche curare per certi versi, è un fatto altamente importante. Sappiamo che l'endometriosi è una malattia che può essere invalidante, una malattia uterina, quindi è una malattia che può dare disturbi piuttosto intensi, soprattutto durante il ciclo mestruale. E è bene che le donne, nella fattispecie, siano ben consapevoli di ciò a cui possono andare incontro, delle conseguenze che questa malattia può avere, delle modalità per contenerla e per curarla, per eventualmente uscirne. Poi ci sono dei fattori ulteriormente di rischio all'interno della malattia stessa, che possono intervenire nella malattia stessa e anche questi devono essere noti e conosciuti. Per cui qualunque momento che scientificamente ci aggiunge conoscenze, aggiunge consapevolezza, ci rende più responsabili nei confronti della salute nostra e degli altri, è un momento che il Comune di Lucca sostiene, perché il nostro compito è anche questo. La cura preventiva, la percezione, l'analisi sintomatica degli inizi, lo stile di vita che deve essere mantenuto, sono fattori che salvaguardano più di altri la salute, e su questi elementi bisogna puntare. E il fattore conoscitivo è un fattore rilevantissimo, come ho detto e come ripeto. Per cui vi ringrazio di questo momento insieme, questa consapevolezza che sempre di più diffondiamo. Vi ringrazio davvero tanto e lascio la parola a voi per le relazioni che riguardano la malattia nello specifico e che saranno sicuramente di grande interesse. Mi fermo un po' con voi prima di dar luogo agli altri appuntamenti della mattinata, che come sempre ci sono, ma vi ascolto volentieri, almeno fin tanto che mi sarà consentito dalla scansione poi della mia giornata.
Grazie davvero con tutto il cuore per quello che fate. Grazie Grazie come a lei, sempre grazie a lei. al signor Sindaco. Passo ora la parola al consigliere Marco Martinelli che ha fortemente voluto questo incontro. Grazie Cristina, saluto e ringrazio le cittadine e i cittadini che sono sintonizzati sulla pagina Facebook del Comune di Lucca e stanno guardando questo importante evento. Ringrazio e saluto i relatori, il professor Bracco, il dottor Matteo Ceccarello, la dottoressa Patrizia Fistesmaier, la dottoressa Mazzotta, per aver accettato l'invito del Comune di Lucca a questo primo importante evento di sensibilizzazione. Io voglio innanzitutto ringraziare il Consiglio Comunale, il Sindaco di Lucca, anche Alessandro Tambellini e la consigliera delegata Cristina Petretti per aver accolto la mia proposta di dedicare a partire da oggi ogni anno incontri mirati a far conoscere una patologia di cui ancora si parla troppo poco e che invece è importante conoscere e prevenire. Infatti è una patologia che colpisce oltre 3 milioni di donne in Italia e ha importanti risvolti psicologici, ha importanti risvolti relazionali ed è una malattia che può intaccare la qualità della vita delle donne ed incidere pesantemente sul benessere mentale e relazionale di una donna. Quindi è importante giornate come oggi che servono per informare, per far conoscere una malattia, come ho detto, subdola ed invalidante. Io mi fermo qui perché non voglio togliere assolutamente spazio agli importanti interventi dei relatori e quindi ringrazio ancora per la partecipazione. E ringrazio Cristina per aver introdotto questo importante evento. Grazie Marco, permettetemi anche a me di ringraziare gli illustri relatori, soprattutto per la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno aderito a questa iniziativa e passo subito la parola alla dottoressa Luisa Mazzotta, che sarà la moderatrice del convegno. La dottoressa è presidente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici di Lucca ed ha conseguito un master di secondo livello in medicina di genere presso l'Università degli Studi di Firenze. Luisa, ti passo volentieri la parola per l'inizio. Grazie Cristina, io ringrazio e saluto il sindaco, ringrazio il consigliere Marco Martinelli per questa bellissima iniziativa, per aver avuto quest'idea. E Cristina Petretti, con la quale condivido un'amicizia lunga, e complimenti davvero. L'argomento è veramente interessante e molto attuale. Perché? Perché l'endometriosi non è una malattia così rara, anche se è ancora purtroppo poco conosciuta. Colpisce 150 milioni di donne nel mondo e in Italia si parla di 3 milioni di casi. E poi si considera però le donne in età riproduttiva, ne è colpita una donna su 10, quindi veramente non rara per niente. Diciamo che in genere è una malattia benigna, però può portare, nei casi estremi, anche alla può dare infertilità. Diciamo che anche le manifestazioni cliniche sono molto varie, per cui non è facile per niente da diagnosticare, tanto che si dice che passano dai 7 ai 9 anni prima che venga diagnosticata e dai 7 agli 8 ginecologi. Ecco perché è importante affidarsi a professionisti di livello come quelli che abbiamo oggi. La diagnosi richiede appunto l'intervento di un ginecologo esperto e la terapia può essere sia medica che chirurgica. A questo punto io direi di entrare nel vivo della mattinata. Vorrei dare quindi la parola al primo relatore, che è il professor Gianluca Bracco, che è il direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lucca.
presidente, o meglio, past presidente della Società Italiana di Urologia e Ginecologia, è ginecologo e oncologo, e il titolo della sua relazione è Endometriosi, una malattia da conoscere. Prego. Grazie Luisa, vorrei ringraziare anch'io per questa importante iniziativa il Comune di Lucca, il sindaco Alessandro Tambellini, il consigliere Marco Martinelli e la consigliera Cristina Petretti. Vorrei dare il benvenuto a tutte le donne che sono collegate ora su Facebook per questa diretta e ovviamente salutare te Luisa e la Patrizia che vedo in collegamento. È un'iniziativa importantissima che va a porre l'accento su una malattia spesso sconosciuta e che affligge milioni di donne, che se non diagnosticata purtroppo in tempo può creare gravi danni di salute sia fisica che psichica della donna. Io proverò ora a condividere lo schermo, se riuscite a vedere il mio schermo, non lo so, potete? Sì, Gianluca va bene, va bene Gianluca. Bene, va grazie, bene. grazie molte. Allora, che cos'è intanto l'endometriosi? L'endometriosi non è altro che la presenza di cellule endometriali, che sono appunto quelle che tappezzano la cavità interna dell'utero, al di fuori dell'utero. E questi focolai si possono impiantare in varie parti, ma soprattutto nella parte più declive del ventre femminile, quindi le ovaie, l'intestino, la vescica, raramente in organi più lontani come la cute e i polmoni. Ma come la mucosa uterina, denominata appunto endometrio, questi focolai ciclicamente, per il ciclo della donna, crescono e sanguinano, creando un continuo stato infiammatorio. Da qui ne derivano tutte le problematiche legate all'endometriosi. Perché si crea? Ad oggi non lo sappiamo proprio in maniera definitiva. Sicuramente abbiamo delle teorie, tra le più accreditate, quella ormai datata dei primi del Novecento, del dottor Sampson, per la quale durante la mestruazione del sangue mestruale attraverso le tube di Falloppio arriva nella cavità addominale e queste cellule, diciamo, oggi sappiamo dal punto di vista immunitario, non vengono riconosciute come non self e quindi vengono ad impiantarsi appunto nell'ovaio e in altri organi. Quello che vorrei accennare, ma che parlerà meglio la Patrizia Pistesmaier, è sull'aspetto, diciamo, più sociale, perché circa 10 anni fa ci sono state delle iniziative importantissime a livello politico, peraltro da parte di una donna, la senatrice Laura Bianconi, che hanno posto l'attenzione su questa malattia per riuscire ad arrivare a una sorta di riconoscimento. Se riesco, vi faccio sentire questa cosa che è andata anche in TV qualche anno fa, non so se la vedete. Sì, bene, bene Gianluca. Mi fa male, fare l'amore è un tormento. Nessuno mi crede. Seduta sulle spine, mi trattano come una pazza. Sogno solo un giorno senza dolore. Psicofarmaci, solitudine, licenziata. Alla fine qualcuno ha capito e mi ha curato davvero. Poi sei arrivata tu, tesoro mio. Non era nevrosi, era endometriosi. L'endometriosi si può combattere. Non aspettare. Bene, quindi abbiamo visto come questo spot è passato a livello televisivo, è stato un momento importante. E a livello politico, per esempio, il presidente Tomassini dell'allora diciamo commissione permanente cominciò a proporre questa indagine conoscitiva sul fenomeno endometriosi. E venne, diciamo, alla fin fine riconosciuta come una malattia invalidante. E quindi oggi è possibile eseguire una domanda di invalidità, anche se con una certa difficoltà, e queste donne vengono riconosciute. Quindi viene riconosciuta la loro soffertenza, la loro necessità di una continua attenzione a questa condizione. Quindi è un segno profondo di riconoscimento delle sofferenze della donna per questa malattia. E il primo punto è proprio il dolore, un dolore pelvico cronico, che ha dei risvolti estremamente importanti. Quando si verifica questo dolore? Si verifica durante le mestruazioni soprattutto, ma si può verificare durante un rapporto sessuale, durante la menzione, durante la defecazione. Ma quello che è importante è che sono progressivamente sempre più forti questi dolori e sono associati a un senso di genessere, di malessere, di disturbi addominali, eccetera. Quello che è strano anche di questa malattia è che spesso i gradi minori hanno una sintomatologia maggiore, quindi non è proporzionato la gravità della malattia alla gravità dei sintomi. Qui vediamo
come un'endometriosi può essere da lieve fino all'avanzata e fino a interessare anche altri organi oltre agli organi genitali. Questo è il famoso nettare, il nostro atlante di ginecologia. Vedete come la malattia determina queste cisti cosiddette cioccolate a livello dell'ovaio, oppure all'interno del setto retrovaginale, oppure in altre zone. Farò scorrere velocemente alcune immagini in cui si può vedere benissimo la lesione endometriosica, come questi focolai scuri, pieni di sangue, diciamo, e nella sua evoluzione, io studiai a suo tempo, quando ero a Bruxelles, da formazione rossa a formazione nera, poi a formazione bianca cicatriziale. Queste sono le ovaie purtroppo colpite, le aderenze, e vedete che però riusciamo attraverso la chirurgia mininvasiva a nucleare la formazione cistica dall'ovaio e a quindi conservare, quando è possibile, nella stragrande maggioranza dei casi, la gran parte dell'ovaio residuo. Cosa che noi riusciamo a fare a Lucca ormai da tanti anni. Io ero in università a Careggi, dove ho imparato questa tecnica chirurgica che ho portato a Lucca e che tuttora eseguiamo, anche con la collaborazione dei chirurghi, per eseguire anche interventi un attimino più spinti e importanti. Il dolore pelvico cronico si inserisce all'interno del dolore perché si individua quando la donna ha più di 6 mesi di questo dolore. E capite bene come questo si ripercuote anche a livello familiare e sociale di questa donna. Tra tutte le cause di dolore pelvico cronico, vedete, nella maggior parte dei casi, nel 50% dei casi, la causa è purtroppo l'endometriosi. Altro aspetto fondamentale su cui interferisce la malattia è la fertilità della donna, e lo può fare in diversi modi. Primo, dal punto di vista proprio anatomico, fisico, in quanto va a lesionare, a distruggere gli organi interni a livello ovaio, a livello tubarico, ma poi perché crea, diciamo, dei fattori biochimici particolari che vanno a influenzare la maturazione degli ovuli, l'ovulazione stessa e la fecondazione, quindi a creare un clima ostile alla fecondazione. E poi, quando questa malattia si inserisce all'interno dell'utero, dove cambia nome e si chiama adenomiosi, all'interno della muscolatura, quindi uterina, può disturbare anche l'annidamento dell'ovulo fecondato. Io ho partecipato a numerosi studi sull'endometriosi. Questo siamo negli anni, fine degli anni 90 e gli anni del 2000, c'era appunto il gruppo italiano di studio sull'endometriosi. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che per tante patologie chirurgiche come i fibromi, in questi casi la patologia era non molto frequente, il 12%, ma per esempio se andiamo a operare donne per sterilità, questa percentuale raggiungeva il 30%, fino addirittura nelle donne con dolore pelvico al 45%. È una malattia cosiddetta poligenica multifattoriale, quindi significa che entrano in azione più geni, più fattori nel determinarla. Sicuramente inizia nell'età riproduttiva, in donne che hanno avuto magari un menarca precoce, con flussi molto abbondanti, con donne che magari fumano, assumono caffeina o alcol, che si riduce in donne che hanno assunto i contraccettivi orali e che hanno delle caratteristiche cosiddette fenotipiche di donne alte, a volte magre, con i capelli rossi. Tenete conto che c'è una diciamo, storia familiare importante: una donna con endometriosi e che ha una sorella può avere quest'ultima un rischio 6-9 volte maggiore di avere queste malattie. Ed è stato proposto anche negli anni l'esposizione alla diossina. Chi ha un pochino gli anni avanti come me si ricorderà il disastro di Seves negli anni 70, dove ci fu una dispersione di diossina molto importante e addirittura vennero fatti degli studi nelle donne che abitavano in quella zona, ed è stato inizialmente visto un aumento di questa malattia dell'endometriosi, che poi non è stato comunque confermato. Malattia che peraltro si può legare ad altre malattie autoimmunitarie importanti come l'artrite reumatoide, proprio perché è in gioco il fattore immunitario che non riconosce queste cellule. E, come vi dicevo, il carattere progressivo spesso di questa malattia. Quindi che cosa è importante? È importante arrivare a una diagnosi precoce, soprattutto nelle adolescenti, che permetta un inizio di un trattamento adeguato, tempestivo, e quindi di una migliore prognosi riproduttiva. Come diceva Luisa, purtroppo dalla letteratura ormai sappiamo in maniera inequivocabile che la diagnosi avviene sempre con molto ritardo, a volte anche per colpa di noi ginecologi, che non diamo ascolto a quello che le donne ci dicono. Di solito il ritardo è di circa 6-9 anni. Come la possiamo diagnosticare? Intanto con la clinica, quindi l'anamnesi, poi abbiamo l'ecografia, abbiamo gli esami di laboratorio, abbiamo la laparoscopia, ma quello che è fondamentale è ascoltare queste ragazze e capire che di questi dolori che loro ci riferiscono, come la dismenorrea, la dispareunia, cioè i dolori nei rapporti, le mestruazioni molto abbondanti, che sono sintomi peraltro presenti molto spesso in ragazze di quell'età. Ma noi dobbiamo capire se quello che ci dice la donna può essere riferibile all'endometriosi e andare ad accertare, a fare ulteriori accertamenti. E quindi ovviamente l'esame clinico, la
la visita ginecologica che ci permette a volte di apprezzare queste formazioni e quindi di classificarla. Questa è un po' vecchiotta, ma è comunque una classificazione dell'American Fertility Society che noi continuiamo, diciamo, a utilizzare nei classici quattro stadi, dal primo più semplice, più lieve, al quarto stadio severo, e che ci permette quindi di poter, diciamo, colloquiare tra noi colleghi in base allo stadio. Sicuramente l'imaging, cioè l'ecografia transvaginale, è fondamentale per una diagnosi. Ad oggi direi che può essere considerata più che sufficiente vedere un'immagine di questo tipo, cosiddetta da noi, addetti ai lavori, cosiddetta a vetro smerigliato, è una diagnosi abbastanza facile di endometriosi. Poi possiamo ovviamente avere altri ausili come il color Doppler, come la risonanza magnetica, ma solo in casi, diciamo, più particolari. Altro elemento importante è il dosaggio di un marcatore tumorale tipico del tumore ovarico, ma che non in questo caso, come il CA125, che si alza in alcune situazioni. Quindi ha un'alta specificità, significa che ci dice che è veramente endometriosi quando lo troveremo altro, ma una bassa sensibilità, perché quando lo troviamo negativo non ci aiuta spesso a escludere questa malattia. Ma il momento fondamentale ovviamente è quello laparoscopico, quando noi eseguiamo questa chirurgia mini-invasiva che appunto io ho portato in maniera importante qui a Lucca. Gran parte dei nostri interventi oggi sono in chirurgia mini-invasiva, che ci permette di vedere immagini di questo tipo, la classica cisti color cioccolato, e quindi, ma allo stesso tempo, di trattarla chirurgicamente e di eliminare gran parte della malattia. Ma altro momento importante non è solo sapere, diciamo, trattare chirurgicamente questa malattia, ma è conoscerla e quindi poter gestire gli anni successivi, soprattutto in donne molto giovani che non hanno intenzione in questo periodo di riprodursi e quindi di avere una gravidanza. Quindi quello status quo che noi abbiamo creato con il trattamento chirurgico, dobbiamo cercare di mantenerlo per anni, fino a che questa donna non cercherà una gravidanza e far sì che questa malattia non, diciamo, abbia una recidiva. Oggi abbiamo numerosi mezzi a disposizione, dai contraccettivi orali, progestinici, dai nuovi progestinici come il Dienogest, che è un'arma molto importante, fino nelle donne un pochino più avanti con l'età, con le famose spirali medicate al progesterone, che sono degli ottimi farmaci. Tenete conto che la gran parte dei nostri farmaci che utilizziamo non sono autorizzati per l'endometriosi. Il contraccettivo orale non vede nelle indicazioni l'endometriosi, mentre per esempio il Dienogest, che è l'ultimo nato tra i vari progestinici, invece è tipicamente indirizzato a questa malattia. E quindi mi avvicino alla conclusione. Quello che voglio dare è un messaggio anche, diciamo, positivo, cioè quello che se noi ci impegniamo, ascoltiamo le donne, abbiamo le capacità e conosciamo questa malattia, noi abbiamo molte probabilità di successo per diagnosticarla e poi poterla sconfiggere. Importante è la programmazione individuale del concetto terapeutico adattata su misura alla singola paziente, e questo è fondamentale. Ma non dimentichiamoci che l'endometriosi a volte è un decorso cronico e può sempre quindi rinfiammarsi. E questo significa che anche dopo un iniziale successo noi dobbiamo pensare che esistano delle recidive che sono possibili e dobbiamo evitarle in tutte le maniere. Indubbiamente una rimozione chirurgica è importante, deve essere accurata e completa, e se necessario dobbiamo andare avanti con un trattamento post-operatorio successivo, e questo rappresenta, a mio avviso, la difesa migliore nei confronti del recidivo. Vi ringrazio e sono a vostra disposizione. Grazie Gianluca, complimenti per la relazione e anche per essere stato nei tempi. È veramente difficile diagnosticarla, questa malattia, perché non è detto che il dolore sia localizzato esclusivamente nella zona pelvica o in addome, perché ci sono appunto possono esserci delle localizzazioni anche al di fuori dell'addome, a livello anche del torace, del cervello. Quindi pensate quanti professionisti possono essere coinvolti nella diagnosi, che può risultare veramente difficile. Quindi bisogna davvero parlarne e certo, Farla conoscere. Ecco. Allora, a questo punto darei la parola al secondo relatore, che è il dottor Matteo Ceccarello, dirigente medico presso l'unità operativa complessa di ginecologia ostetricia dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Sacro Cuore Don Calabria di Verona. È una struttura di eccellenza. Il dottor Ceccarello è specializzato nel trattamento laparoscopico mini-invasivo della patologia benigna dell'endometriosi profonda, quindi un esperto nel settore,
E il titolo della sua relazione è Endometriosi, il ruolo nel centro del centro di riferimento. Prego. Beh, grazie a tutti per comunque l'invito, ringrazio innanzitutto il sindaco, dottor Tambellini, per appunto questa occasione molto molto importante, tutto il comune di Lucca, anche comunque Marco Martinelli, insomma, con la quale abbiamo condiviso insomma, svariati percorsi in passato. Io non ho una presentazione in comunque diapositive, preferivo fare un discorso un po' più aperto, seguendo un pochino dei punti. Porto i saluti ed è un onore per me comunque rappresentare appunto l'istituto per la quale comunque lavoro e porto anche i saluti del mio primario, appunto Marcello Ceccaroni, che non può essere qua purtroppo con noi oggi perché era impegnato in un altro. In un altro comunque impegno di lavoro. Allora, sicuramente lavorare in un centro di riferimento oggi è una cosa molto affascinante, una sfida molto affascinante, ma anche molto molto complessa. E volevo fare un po' una presentazione generale del centro per appunto cui lavoro, dove da noi di solito annualmente afferiscono circa tra le 10 e le 12.000 donne all'anno per delle visite ginecologiche appunto specialistiche per endometriosi e di queste poi alla fine finiscono per appunto dover fare un intervento chirurgico solo circa 1.005 all'anno, per cui circa il 9-10% della popolazione che appunto noi vediamo. Il grosso problema di appunto lavorare in questo centro di riferimento è che spesso il percorso delle pazienti che vengono da noi è un percorso, come anche i precedenti relatori hanno comunque definito, molto molto complesso, con un ritardo diagnostico molto molto importante, siamo intorno ai 7-10 anni, ma c'è cioè non solamente in Italia, ma in tutti i paesi del mondo ormai. E sicuramente un importante fardello è anche il numero delle pregresse chirurgie. Abbiamo fatto uno studio retrospettivo analizzando tutta la nostra casistica di questi 17 anni, dove è praticamente emerso che ogni donna che entra da noi in sala per un trattamento chirurgico ha già ricevuto una mediana di circa tre appunto pregressi interventi chirurgici. Per cui oltre alla malattia che si va ad affrontare, si vanno chiaramente ad incontrare aderenze, quadri comunque di già diminuita riserva appunto dell'ovaio, con un impatto anche sulla fertilità molto molto importante. E noi siamo il centro di riferimento per quanto concerne la regione Veneto, però abbiamo un alto flusso di pazienti extra regione. Abbiamo circa un 70-75% di pazienti che afferiscono al nostro centro proprio per appunto il trattamento medico e chirurgico di questa malattia. Parlo del trattamento medico perché, come il dottor Bracco ha appunto brillantemente esposto, per fortuna esistono tutta una serie di pillole, dalla pillola progestinica o alla estroprogestinica in regime continuativo, che diminuendo i sintomi, delle nostre pazienti, ci fondamentalmente permette di evitare un intervento chirurgico. Come ci insegna tutti i giorni il nostro primario Marcello Ceccaroni, il migliore intervento chirurgico sarebbe proprio non fare nessun intervento chirurgico, perché sono interventi molto molto complessi, dove spesso bisogna comunque per esempio resecare alcuni tratti di determinati organi che dopo vedremo, e sicuramente anche in questo il ritardo diagnostico incide molto. Il ritardo diagnostico poi cosa provoca? A parte un peggioramento chiaramente soggettivo della paziente, sia in termini di sintomi, ma anche con un importante impatto sulla fertilità. E questo provoca tutta una serie di costi diretti ed indiretti allo Stato e alla società in generale. C'è un bellissimo studio pubblicato nel 2016 da Soliman su un brillante giornale, Human Reproduction, dove praticamente si evince alla fine che il costo medio per ogni paziente, tra appunto costi diretti e costi indiretti, quindi un risvolto sociale sul per esempio numero di giorni persi al lavoro, tutto quanto, si attesta intorno ai 10-12 mila dollari in America.
E questo sicuramente in un costo annuo, poi hanno comunque fatto una tabella con insomma tutti i costi annui, si era stimato che annualmente, per esempio, in popolazioni, in stati, scusate, tipo la Francia, Germania, l'Italia e la Spagna, si può arrivare anche in un costo globale per lo Stato intorno agli 8-10 miliardi di euro. Insomma, comunque una cosa molto molto importante. E per cui la terapia medica ci permette chiaramente di controllare i sintomi delle pazienti, e però quando da appunto centro di riferimento dobbiamo per forza fare, cioè fare un trattamento chirurgico, allora a prescindere da plurimi fallimenti di tante pillole o come anche diceva il dottor Bracco della spirale medicata, sicuramente una paziente resistente alla terapia medica, fortemente sintomatica, bisogna per forza portarla in sala operatoria. Poi ci sono indicazioni assolute a prescindere dai sintomi delle pazienti, quali per esempio la stenosi ureterale con appunto un rischio di perdita renale per una malattia parametriale molto molto importante. Si parla sempre di donne giovani, 30-32 anni, insomma parlare di dover comunque rischiare di perdere un rene è una cosa molto molto importante per una patologia benigna soprattutto. Un'altra indicazione sono chiaramente formazioni cistiche annessiali dubbie dal punto di vista oncologico, anche se per fortuna l'endometriosi è un fattore di rischio per determinati istotipi di carcinoma ovarico, però la progressione insomma non è così frequente per fortuna. E un'altra indicazione assoluta è la stenosi intestinale sintomatica con noduli subocludenti, insomma, che impediscono chiaramente il normale tratto digestivo, la normale funzionalità digestiva della paziente. E per quanto riguarda appunto ancora il discorso infertilità, è dibattuto in letteratura quale sia la tempistica migliore tra intervento chirurgico e poi per esempio un invio ad un percorso di procreazione medicalmente assistita. Ci sono tantissimi lavori che dicono dove è meglio fare prima una FIVET o comunque un percorso assistito, soprattutto in donne pauci sintomatiche, piuttosto che andare chiaramente ad influire negativamente sulla riserva ovarica delle pazienti. Altri studi invece dicono che appunto la chirurgia migliora poi il pregnancy rate, quindi il tasso di gravidanze spontanee, sia in appunto gravidanze spontanee, ma anche in procreazione medicalmente assistita. Quindi anche noi come centro di riferimento, cioè diciamo entrambe le cose vanno comunque bene, sicuramente plurimi progressi trattamenti di procreazione medicalmente assistita falliti diventano una indicazione relativa all'intervento chirurgico. E per quanto, tornando un attimo al discorso del centro di riferimento, se pensiamo per esempio alla comunque localizzazione extragenitale di endometriosi un po' più frequente, che è quella purtroppo del tratto intestinale, in letteratura c'è una prevalenza dell'8-10%, quindi su 100 donne circa 10 avranno comunque una localizzazione sull'intestino. Nel nostro centro di riferimento purtroppo il 35-37% di donne che vanno in sala per un trattamento chirurgico hanno una localizzazione intestinale. Avere una localizzazione intestinale, per cui la nostra popolazione, scusate, è una popolazione comunque purtroppo selezionata, perché abbiamo troppe malate, tra virgolette. E avere un nodulo sull'intestino cioè non vuol dire per forza, in una donna sintomatica, dover per forza fare un trattamento chirurgico aggressivo, come una comunque resezione intestinale segmentaria, ma si va ad orientare il nostro atto chirurgico sulla dimensione, per esempio, del nodulo residuo sull'intestino, per cui se in passato comunque si facevano molte più resezioni intestinali, adesso c'è questo tipo di chirurgia, viene chiaramente riservata ai noduli molto molto importanti con una stenosi importante della tonaca muscolare dell'intestino, e il tratto un po' più cioè diciamo comune è il tratto retto sigma, che appunto grazie alla mestruazione retrograda, come appunto spiegava prima il dottor Bracco, è quello un po' più implicato. Però ci sono anche chirurgie meno aggressive rispetto alla resezione segmentare, sulla quale noi stiamo anche pubblicando tanti studi scientifici, come per esempio lo shaving rettale, che lo fa il ginecologo, è una chirurgia superficiale per noduli superficiali dell'intestino inferiori ai 2 centimetri con una minima infiltrazione della tonaca muscolare.
Chiaramente tutto, c'è questo intervento un po' meno invasivo, non si può riservare a tutte le donne. Oppure c'è per esempio la resezione intestinale discoide, che appunto facciamo assieme al chirurgo generale, per il trattamento di noduli tra i 2 e i 3 centimetri con una minima infiltrazione della tonaca muscolare. Chiaramente il trattamento non comunque deve essere indirizzato a quanti centimetri ha questo nodulo, ma comunque soprattutto alla paziente. E mi allaccio a un discorso per me fondamentale, che è l'approccio multidisciplinare a questa patologia, che purtroppo è una patologia cronica, approccio multidisciplinare che deve essere fondamentale anche nel pre-chirurgico, nel senso che comunque molte donne possono già presentare un'alterata funzionalità, per esempio vescicale, rettale, piuttosto che un interessamento del pavimento pelvico prima del comunque trattamento chirurgico, e quindi anche prima ci si deve avvalere di un carrefour di specialisti che appunto siano a tua disposizione. Sull'intervento chirurgico in sé, ovviamente il nostro è da insomma ormai tanti anni un approccio multidisciplinare, con il comunque chirurgo generale dedicato, con la chirurgia del tratto urinario, urologo dedicato, a volte per fortuna non così spesso serve anche il chirurgo vascolare, il chirurgo toracico, insomma è una situazione molto molto complessa. E come noi appunto spieghiamo alle pazienti che un calciatore si fa un intervento a legamento crociato e dopo non è che va subito a dare calci al suo pallone, così anche nell'endometriosi, soprattutto quella profonda intestinale parametriale, appunto multiviscerale, un percorso di supporto riabilitativo fisioterapico è comunque molto molto importante, e deve essere spesso affiancato anche ad un supporto psicologico. Dopo parleremo anche di questo con appunto i relatori successivi, perché la donna dopo 7-10 anni di ritardo diagnostico, un peregrinare di comunque 7-8 ginecologi, purtroppo molte donne necessitano anche di un supporto psicologico. Un altro supporto molto importante che viene garantito di solito in tutti i centri di riferimento è anche il supporto di terapia antalgica, perché spesso la donna anche nel post-chirurgico necessita di comunque terapie particolari che non possiamo dare noi, tipo paracetamolo 1 g/3 o il toradol, per cui ci sono terapie molto molto più specifiche che il collega anestesista specializzato chiaramente nella terapia antalgica poi ci va a supportare. E non so se sto nei tempi, mi sembra di sì. Comunque lavorare in questo centro di riferimento è molto molto stimolante, lo parlo anche, cioè, parlo anche a scopo personale, e perché noi siamo comunque una scuola di anatomia chirurgica. Dottor Ceccaroni ha fondato 10 anni fa la sua International School of Surgical Anatomy, e il nostro scopo anche per poi in futuro diminuire questo gap di appunto diagnosi comunque ritardo diagnostico, è anche quello di formare nuovi medici e nuovi specializzandi. Da noi afferiscono tra i 6 e i 9 specializzandi ogni semestre da comunque tutta Italia e tutto il mondo, e sicuramente è anche un nostro compito insegnare loro la diagnosi innanzitutto con una visita ginecologica che deve essere chiaramente accurata e anche comprensiva di un esame retto-vaginale, il trattamento, ma anche poi la gestione post-chirurgica. E lancio un sassolino nello stagno, giusto per dire che in futuro quello che noi ci si augura come appunto centro di riferimento è sicuramente una collaborazione maggiore con i centri di primo e di secondo livello, in modo da anche coordinare un pochino i casi chiaramente alla quale riservare per esempio una terapia medica o delle linee guida, comunque anche dei PDTA a livello regionale, e per poi riservare il centro di riferimento solo per i casi molto molto complessi. E su questo anche la ricerca è comunque molto molto importante, perché c'è tutto un discorso sulla componente immunitaria, sull'infiammazione che appunto scatena l'endometriosi, che è una malattia infiammatoria cronica,
E per cui anche noi vediamo donne che hanno magari c'è tantissime localizzazioni genitali, extragenitali e non hanno nessun sintomo, e queste donne non finiranno mai in sala operatoria a meno appunto di indicazioni assolute. Viceversa, donne che hanno pochissima comunque malattia e che sono resistenti a 2-3 pillole e che dobbiamo portare in sala per un'endometriosi lieve. Per cui anche questo è un grosso punto di domanda, e la ricerca sicuramente potrà cioè, comunque darci una mano. Io avrei finito. Grazie dottor Ceccarello, veramente interessante questa relazione. Complimenti per il lavoro che svolgete nel centro di riferimento. Immagino che vediate per ora i casi più complessi, e l'importante è che possiate fare anche della didattica, aiutare dei colleghi giovani ad approcciarsi a questa malattia sicuramente non facile da gestire. Il dottor Ceccarello ha accennato all'aspetto non meno importante, sicuramente l'aspetto psicologico, di cui ci parlerà Patrizia Fistesmaier, che è psicologa responsabile dell'unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca. Appunto affronterà il tema degli aspetti psicologici e relazionali. Prego. Ok, buongiorno a tutte e a tutti, le persone collegate e anche i relatori. Quando sono stata chiamata io ho pensato, accipicchia, che bella opportunità, anche perché noi veniamo dal Sistema Sanitario Nazionale e trovare un comune così sensibile a una tematica come questa significa veramente un comune che ha a cuore la salute della sua popolazione, non solo le donne, ma anche tutta la collettività. Io credo che questa dimensione di pari opportunità, perché parlare di endometriosi significa proprio questo, è veramente un'occasione unica, e io è la prima volta che partecipo a un incontro del genere, non in ambito sanitario, e credo anche Gianluca, noi già un po' lavoriamo su questa tematica nel nostro territorio, abbiamo fatto vari percorsi insieme anche per garantire l'accesso alle donne, ma mai eravamo stati invitati fuori, per cui complimenti all'amministrazione, Marco, Cristina, il sindaco e Luisa, che si è sempre distinta anche nella commissione pari opportunità. Allora, che dire? Io credo che l'endometriosi sia una di quelle malattie oggi più subdole e più cattivelle che ci siano, nel senso che, come mi hanno preceduto i miei colleghi, anche lo stesso collega del Nord Italia, sappiamo bene come sia complesso arrivare a una diagnosi e quindi anche a un riconoscimento di quello che è il percorso clinico assistenziale. Investe tantissime delle dimensioni e sono state già accennate, ma quindi non solo da un punto di vista organico e biologico, ma soprattutto, io direi, visto che questo è il mio ambito, il mio settore, da un punto di vista psicologico e sociale, nelle sue dimensioni relazionali e affettive, che coinvolgono la donna e non solo, la coppia e quindi tutto ciò che le sta d'intorno. Si parlava di costi sociali prima, è molto interessante, anche io ho letto quello studio e mi ha colpito. Diciamo che parlare di endometriosi farebbe pure risparmiare, che oggi va parecchio di moda, anche se insomma si spera in contributi che possano sempre aumentare per la salute delle persone. Però fa risparmiare che cosa? Anche sofferenza e dolore. Perché io quando mi sono occupata già da un po' con il dottor Bracco di trattare quelle che sono le persone che vagano, perché sono donne spesso che vagano per la ricerca di una diagnosi, di una presa in carico, ci siamo rese conto come questo ritardo di diagnosi enorme, si parla di dai 7-9 anni che abbiamo detto, 7-9 anni nella vita di una donna sono un tempo infinito, perché incidono in modo massiccio in quella che è la vita relazionale, affettiva e sessuale. Queste donne ricorrevano a quello che noi chiamiamo il dottor shopping. Quante donne hanno fatto visite da numerosi colleghi che non solo ginecologi appunto, ma anche psicologi per esempio. Sono donne che si sono colpevolizzate spesso di avere una sofferenza, un dolore che probabilmente era immaginario. Questo è uno dei vissuti molto presenti. Io la assimilo per certi versi alla violenza di genere. Pensate un po',
di un nemico che però è interno stavolta e quindi è anche molto molto cattivo. Si parla di mostro invisibile, questo dicono le donne. Se voi cercate un po' in letteratura quella, le testimonianze di giovani o vecchie, perché l'endometriosi è democratica nella sua manifestazione, non ha diciamo differenze culturali, socio-economiche né di età. E questo è uno dei problemi principali. Tante donne effettivamente lamentavano questa difficoltà di riconoscere la malattia e di differenziarla da quelle che erano sofferenze di tipo psicologico. E poi ci si vergogna, e questa è un'altra delle componenti tipiche della violenza di genere. Non se ne parla, e questo parlarne oggi è molto importante, perché significa dare in qualche modo diritto e parola a una possibile anche diciamo complicanza che può accadere nella vita di una donna. Se io so che il dolore di una certa natura, reiterato, silenzioso, ripetuto, anche durante l'intimità, potrebbe anche essere assimilato ad una malattia, probabilmente posso essere anche aiutata nel mio percorso di autodiagnosi, e questo è molto importante. Effettivamente, non, come diceva prima Gianluca, non è stato molto tempestivo il percorso per il riconoscimento. Addirittura solo nel 2017, quando sono stati definiti i nuovi LEA, è stata inserita l'endometriosi ed è stata prevista anche l'esenzione, che anche oggi la Regione Toscana garantisce, solo per il terzo e quarto stadio, vuol dire per le, diciamo, fasi moderate e gravi. Questo significa che rimane fuori tutto il resto. Si parla di 3 milioni di donne, ma 3 milioni di donne sono la punta dell'iceberg, proprio perché è un fenomeno sommerso nella sua classificazione. Per cui chissà quante donne che soffrono di endometriosi non sanno di averla. Successivamente il governo, nel maggio del 2017, perché i LEA sono del gennaio del 2017, ha istituito un sistema di sorveglianza. Nel 2021, quindi adesso, dovranno essere pronti nuovi dati, per cui siamo qua che li aspettiamo per capire che cosa è successo. Nel 2020 la senatrice Paola Boldrini, molto sensibile alle tematiche delle donne, che si è occupata di varie questioni, ha proposto insieme all'associazione del progetto Endometriosi una prima interrogazione al Senato per richiedere i criteri, le modalità con cui vengono ripartite le risorse stanziate, e quindi di prevedere un'attività di monitoraggio ex post per tutte quelle che sono le attività messe in atto nei centri di riferimento. Che cosa si chiede quindi? Si chiede che il Sistema Sanitario Nazionale si faccia carico in qualche modo di accogliere questa che è diventata, per tutti, diciamo, per tutte le componenti, una patologia cronica e invalidante. Quindi è stata riconosciuta, esiste, c'è un diritto per questo, deve essere garantita un approccio multidisciplinare, come ricordava prima il collega, dove non solo siano considerate le componenti di tipo organico e biologico, ma sia possibile una diagnosi precoce e tempestiva, ma siano contemplate tutte le altre possibilità di trattamento, sia da un punto di vista psicologico e perché no psichiatrico. Ci sono dei sintomi afferenti all'endometriosi che entrano in uno spettro di disagio enorme, da manifestazioni di tipo ansiose legate al dolore cronico, più o meno esteso e più o meno percepito, anche un abbassamento del tono dell'umore e un massiccio investimento nella vita relazionale affettive, coppie che si scoppiano, persone che rinunciano, addirittura che inibiscono totalmente la loro sessualità per il dolore provato. Pensate un po' che cosa significa questo per le donne, e quindi è necessario che ci sia una presa in carico da ogni punto di vista, anche nutrizionale. E che cos'è anche importante? Che i medici di medicina generale conoscano la malattia e riescano a lavorare in modo integrato, perché la diagnosi precoce, sappiamo bene, parte laddove la persona si riferisce al proprio medico di riferimento. Per cui io direi, queste sono un pochino le componenti. Noi siamo adesso stamani a disposizione vostra, fateci tutte le domande che volete, diciamo prendete questa opportunità che vi ha offerto il Comune di Lucca, e siamo a vostra disposizione. Grazie Patrizia, complimenti anche a te per il lavoro che fai. È chiaro che in questa malattia la componente psicologica è veramente importante, perché le donne sono sofferenti
e sapere di potersi rivolgere a un centro può alleviare molto questa sofferenza anche da un punto di vista psichico. Sì, noi siamo adesso pronti per ricevere le vostre domande, noi le invieremo ai nostri, le gireremo ai nostri relatori. Allora c'è Emily Drodenberg, che ci ringrazia per l'iniziativa e vorrei chiedere dei consigli su quale tipo di visite mediche e accertamenti si possono fare per accertarsi di avere o non avere questa malattia. Potrebbe rispondere Gianluca Bracco a questa domanda. Scusami, non avevo attivato l'audio. Dicevo, sì, come ho detto nella relazione, dobbiamo rivolgersi a un centro di ginecologia dove riferire appunto i sintomi, i disturbi della donna e il primo esame, l'esame clinico, l'esame obiettivo corredato da un'ecografia transvaginale che spesso è già sufficiente per, diciamo, orientarsi su quello che potrebbe essere la patologia della donna. Successivamente poi step by step seguiremo tutti i successivi interventi fino a eventualmente anche alla laparoscopia. Non hai... Una domanda la vorrei fare anch'io, se è possibile. Prego. Vorrei chiedere, l'ha accennato Patrizia, da quello che emerge dagli interventi ascoltati, uno strumento terapeutico importante è la capacità d'ascolto e la capacità di lettura, no, dei sintomi anche iniziali. Volevo chiedere a Gianluca qual è il ruolo della medicina generale sotto questo aspetto. Purtroppo cioè, è un ruolo fondamentale, perché molto spesso queste ragazze colloquiano con il medico di famiglia, non certo con il ginecologo, che è lo step successivo. E quindi anche tra di noi medici e anche tra i medici di medicina generale ci deve essere quella sensibilità a questa malattia, a conoscere questa malattia ed eventualmente poi indirizzare allo specialista. Se il primo step viene a mancare, è ovvio che poi arriviamo a queste situazioni di diagnosi ritardata e quindi i danni che poi ne conseguono. Quindi è sempre importantissimo il primo step con il medico di medicina generale. Sì. Bene, abbiamo un'altra domanda. Allora, mi sa consigliare un centro di ginecologia in Toscana? Ho avuto molta sfortuna finora. Emily Drodenberg. Direi che il nostro centro lo riteniamo molto valido. Comunque, allora, dove vediamo un pochino. Cristina, vuoi intervenire tu? Sì. Ecco, questo mi rivolgo quindi a Matteo Ceccarello. Monica chiede, le aderenze post-intervento che portano a dolori nei rapporti intimi possono essere trattate? Allora, insomma, rispondere così è un po' complesso, bisognerebbe un attimino capire l'intervento pregresso, cioè di cosa stiamo parlando, se c'è stata comunque una chirurgia di tipo radicale, quindi un'eradicazione di tutti i noduli intorno, diciamo, al settore retrovaginale, la vagina e in particolar modo i legamenti uterosacrali, che sono quelli un po' più interessati, poi che vanno a provocare di più la appunto cosiddetta dispareunia posizionale profonda, e più interventi si fanno, più aderenze poi comunque purtroppo si vanno a formare, meno sicuramente con l'approccio laparoscopico, però ecco, diciamo che andare a trattare un'aderenza non è proprio un'indicazione primaria, ecco. Non so se ho risposto in merito. Allora,
Emily chiedeva appunto che, non essendo fin dall'inizio in diretta, non ha seguito la diretta fin dall'inizio, voleva appunto dati sul centro di riferimento dell'ospedale San Luca, che poi insomma le daremo magari in forma privata. E un'altra domanda mi sembrava interessante, ecco, su il, non so se può rispondere chi vuole, dei relatori, ovviamente chiedono consigli su un'alimentazione corretta da seguire per diminuire lo stato infiammatorio. Chi vuole rispondere dei relatori? Io posso dire qualcosa, se volete, in base alla nostra esperienza. Sicuramente, essendo una malattia pro-infiammatoria, una dieta che va a ridurre la flogosi, comunque generalizzata, migliora poi anche la funzionalità intestinale. Sarebbe meglio prediligere per esempio grassi omega 3 appunto ridurre grassi omega 6, fare molta attenzione ai grati e fare comunque avere comunque uno stile di vita adeguato con una corretta attività fisica e un corretto movimento, perché anche questo migliora chiaramente poi tutta la funzionalità degli organi. E sicuramente eccessivi consumi di per esempio caffè o di alcol sono sicuramente dannosi. Sulle diete poi c'è, si può comunque aprire il vaso di Pandora, però in generale una dieta antinfiammatoria, magari evitando troppi carboidrati, preferire magari le farine integrali, però poi su questo si può aprire un vaso di Pandora. Non so se Luca Bracco ha qualcosa da aggiungere magari, però... No, hai detto in maniera molto chiara. Direi che per esempio gli insaccati, quelli che sono appunto i grassi animali, sono da evitare in questi casi. E come dicevi, come avevo detto anche all'inizio, il fumo e l'alcol sembrano non solo essere una causa, ma addirittura poter creare infiammazione ulteriore. Quindi c'è una dieta realmente specifica da seguire, che si va ad unire a tutte le strategie che abbiamo detto ad ora dal punto di vista medico, chirurgico, psicologico, per ridare uno stato di salute totale a questa donna. Bene, c'è una domanda. Marina Dia, buongiorno. La terapia con estrogeno o progestini c'è necessaria per la regressione della malattia? Gianluca vuoi rispondere? Allora, l'estrogeno è come buttare benzina sul fuoco, quindi di solito noi cerchiamo di utilizzare composti di tipo progestinico, o quantomeno l'estrogeno deve essere minimamente rappresentato, proprio perché la malattia è ormonodipendente. Non a caso inizia con il menarca, cioè con la prima mestruazione, con ovviamente la produzione degli estrogeni, e non a caso termina praticamente con la menopausa, quando la donna non produce più estrogeni. Quindi a volte utilizziamo i contraccettivi orali che contengono estrogeni, ma in maniera molto molto bassa, però sempre associati a un buon progestinico. No, intanto voglio dire a tutti i relatori che si susseguono ringraziamenti per l'iniziativa, perché da quello che emerge le donne afflitte da questa patologia si sentono spesso invisibili, no? O inascoltate. Vorrei fare una domanda e mi faccio tramite di un intervento di Virginie. Quasi la diagnosi è liberatoria per queste pazienti, no? Che quasi si sentono in colpa o addirittura classificate pazze, come dice lei, per lungo tempo, e quando arrivano alla comprensione clinica della malattia si sentono liberate. Ci puoi aggiungere qualcosa te, Patrizia, su questa cosa? Ti ringrazio, Cristina, perché è proprio così, e sentirlo nelle parole di una persona che ci è passata effettivamente mi colpisce. Io mi ricordo di una donna, una delle mie prime pazienti con cui sono venuta in contatto, che addirittura piangeva dalla felicità per aver avuto la diagnosi di endometriosi. A me questa cosa mi colpì così tanto che poi iniziai a approfondire con Gianluca, poi ci siamo un pochino messi lì a dire: ma bisogna dargli uno spazio dedicato. Questo non è solo un problema legato all'infertilità, qui c'è la questione del dolore, che è una cosa pazzesca oggi come oggi, che facciamo di tutto
per, come diceva il collega Matteo, la terapia antalgica è fondamentale. Noi in Regione Toscana, che poi siamo fra i promotori di un controllo del dolore, non si deve più soffrire. Pensate un po' se si soffre per una patologia invano, perché qui si soffre invano. Per cui avere riconosciuta una diagnosi significa in qualche modo avere una dignità. E pensate che significa anche la questione dell'esenzione, perché no? Quanti esami possono essere garantiti e oggi su cosa c'è da lavorare? Proprio quello che dicevi te, Cristina, sulla sensibilizzazione anche forse di una medicina di base, un pochino tardiva nell'acquisire quelle che sono componenti specialistiche, ma anche perché non c'è una letteratura se non quella dei grandi numeri, e per cui non ci sono grandi studi. Se cercate anche in rete c'è appunto tutti i lavori anche sulla ANSET, sulle varie componenti, però non c'è un sistema di sorveglianza in Italia, quindi è nuovo, sarà nel 2021 i primi dati, tutto quello, diciamo, tutto attuale, per cui ben venga che ci mettiamo insieme con tutte le forze a occuparcene. E io, se posso dire alle donne, noi cerchiamo di fare il possibile da ogni punto della rete, un po' come appunto io ripeto la questione della violenza di genere, noi gli diamo un nome, gli diamo un'identità. E Marco, hai veramente contribuito a una cosa importante per la comunità, quindi portando forse appunto quella che era una tua sensibilità, però poi ha intercettato un comune grandemente sensibile, e credo che sia una grande occasione quella di stamani, di un percorso, chiamiamolo così. Io vorrei vedere altri specialisti qua, poi insieme a noi, medici di base, nutrizionisti, appunto terapia antalgica, tutto quello di cui c'è necessità. Luisa, vuoi farti una domanda? Sì, c'è tra l'altro l'intervento di Sofia Bonet, credo che si chiami. Grazie infinite per questa opportunità preziosa, da professionista, da donna, vicina a tutti i cittadini. Nella mia esperienza lavorativa di ostetrica, quindi è un'ostetrica, è una patologia che si contraddistingue per il senso di solitudine e di inadeguatezza che le donne provano tutti i giorni, e quindi grazie. Marina chiede un chiarimento in più. La pillola progestinica utilizzata per ridurre il dolore o anche per regredire la patologia? Se posso rispondere, allora noi come centro di riferimento utilizziamo tantissimo la pillola progestinica, ma non perché ce lo siamo inventato noi, ma perché a livello comunque di letteratura mondiale c'è una importante regressione della sintomatologia. La pillola riveste, soprattutto quella progestinica, un'importanza nella regressione soprattutto delle cisti ovariche, le cosiddette cisti color cioccolato, nel senso che nelle pazienti che poi noi seguiamo con cisti di 4-5 centimetri, dopo 6-9 mesi si ottiene comunque un'importante diminuzione comunque diametro di questa cisti, e questo può essere anche utile poi per un eventuale programma di progressione medicalmente assistita. Sulle lesioni profonde non si verifica una vera e propria regressione, ma cioè quello che non si verifica è un'attivazione, cioè ogni ciclo mestruale queste lesioni sono da immaginarsi come dei piccoli uteri che poi fondamentalmente tendono a sanguinare, a cicatrizzare e a fare il nodulo. Non avendo più chiaramente il ciclo mestruale, queste lesioni non comunque danno più sintomi, per cui è più importante, cioè da questo punto di vista, la pillola progestinica. Ecco, sulle cisti ovariche sì, sulle comunque lesioni profonde no. Poi non so se hanno qualcos'altro da chiedere. No. Bene, c'era un'altra domanda prima, chiedevano i tempi di recupero dopo una laparoscopia. E posso rispondere io? Sì, Gianluca, è rivolto a te. Sono estremamente brevi. Questo è il grande vantaggio della laparoscopia. Infatti la riduzione dei tagli, diciamo, a livello addominale fa sì che il dolore sia estremamente basso, quindi è una chirurgia molto poco invasiva,
e di solito, diciamo, dalla settimana ai 10 giorni la donna ritorna alla sua vita normale, senza alcun problema, rispetto al classici 30 giorni magari di un intervento cosiddetto a cielo aperto, per quanto esteticamente fatto, ma che ha una cicatrice molto più lunga e più dolente. Porgo una domanda che conosco poco e non so se è corretta, ma Marina chiede, no, essendo intollerante a livelli alti al lattosio, la pillola contiene lattosio e chiede se ci sono alternative valide. Io non conosco la cosa, per cui ve la porgo come è stata scritta. Se volete rispondo io, allora la pillola contiene minimi effetti, cioè proprio concentrazioni di comunque lattosio, per cui cioè raramente bisogna interrompere un trattamento progestinico in una donna lievemente intollerante al lattosio. È chiaro che nei casi gravi bisogna passare ad un'altra, cioè ad un'altra terapia, per esempio la spirale medicata al norgestrel in questi casi potrebbe essere molto utile, o in certi casi per esempio il cerotto comunque contraccettivo senza la pausa dei 7 giorni per appunto farsi venire il ciclo mestruale. Però sì, ecco, non è che per una lieve intolleranza al lattosio noi andiamo a sospendere poi un trattamento molto molto utile. Ecco, dipende molto sempre da caso per caso. Ecco. E se permettete, su questo argomento vorrei dire la mia, perché è un problema davvero per le persone che sono intolleranti al lattosio e che devono fare delle terapie croniche. Moltissimi farmaci contengono il lattosio perché viene usato come conservante. E quindi semmai questo andrebbe un attimino fatto capire all'industria, diciamo, farmacologica, perché le persone intolleranti al lattosio sono tante. Bene, un'altra cosa che voglio porgere io come domanda è che è emerso chiaramente che l'approccio deve essere multiprofessionale, multidisciplinare, no? Mi rivolgo a Patrizia dicendo, a livello locale, vista l'importanza della patologia, dell'argomento, visto anche quanta partecipazione questo incontro, diciamo, ha suscitato, forse merita ancora veramente lavorare in termini di formazione. Io mi rivolgo sempre ai medici di medicina generale perché sono naturalmente, no, il primo approdo che il cittadino ha al sistema sanitario, e quindi naturalmente penso che due professionisti come te e Gianluca, no, un lavoro formativo su questo argomento, no, per accrescere la conoscenza, aumentare la sensibilizzazione verso questo problema, potrebbe anche, ad esempio, attraverso l'Ordine dei Medici, potrebbe essere un lavoro utile. Sì, questo ovviamente. Io penso che se non si parte dalla formazione, ecco, e non si può poi creare un linguaggio condiviso, che poi questo sarà il segreto della presa in carico. E poi ancora di più aggiungo, sarà importante anche poi per tutti i territori, non solo il nostro, di investire su questi percorsi di presa in carico, che possono trovarsi dai consultori alle unità operative di ginecologia, possono essere a ponte, perché la donna può accedere in ogni punto della rete, e per cui è molto importante creare una task force. Via, riprenderò il linguaggio della violenza, tu lo sai, Luisa, noi ci occupiamo come fra tutte anche di questo, una task force per la diagnosi e poi per la presa in carico. Quindi ci mettiamo tutte le nostre risorse e ci auguriamo che questo governo, anche con l'impegno della senatrice Boldrini, ci possa portare anche delle risorse appunto nei consultori e nell'ospedale. Sì, se posso aggiungere, sì, appunto, io appena arrivai a Lucca, ormai 13 anni fa, feci proprio un incontro con l'Ordine dei Medici per far conoscere appunto queste metodiche di mini-invasività che io appunto avevo appreso a Careggi e che ho portato in maniera importante a Lucca. Quindi sicuramente è un elemento fondamentale, e portarli anche a conoscenza, per esempio, di questo sportello di ascolto che abbiamo costruito con Patrizia, alle quali le donne possono rivolgersi perché ne hanno assolutamente bisogno poi di un supporto psicologico, perché ho assistito veramente a cose drammatiche, separazioni addirittura, perché
la donna che non può avere rapporti spesso viene trattata male anche dal marito, quindi credo che questo si debba sapere a livello proprio di medicina di generale, che certo. Esiste tutto questo percorso. E non solo trattare la malattia di per sé, dobbiamo trattare la donna, la persona, non la malattia. E questo credo sia un punto fondamentale. Vale. Con Patrizia abbiamo condiviso molto spesso. Se grazie. Posso dire, se posso dire, prego Cristina, stavi per dire. No. Ringraziamo Gianluca per questa ultima affermazione che vale per tutti gli ambiti. Sì, volevo riagganciarmi a questo discorso del futuro. Allora, se mi piaceva farvi sapere che tra i programmi, diciamo, dell'autunno prossimo del gruppo di salute di genere e di pari opportunità dell'Ordine dei Medici, c'è proprio quello di occuparci del dolore differenziato per genere, il dolore fisico nella donna, quindi, e nell'uomo. Penso che questa sia una patologia che rientra, no? nel dolore, perché è un dolore in gravescenze che implica componenti fisiche ma anche psicologiche, come abbiamo visto. Quindi inseriremo sicuramente una relazione su questo argomento all'interno di questo tema. Cristina, se vuoi... Penso che ci possiamo avviare verso la conclusione. Felice di questo incontro, ringrazio ancora Marco che con ostinazione l'ha promosso e io volentieri ho accolto la disponibilità e la generosità, la competenza e la professionalità di tutti i relatori, per cui io intanto ringrazio e lascio a te Luisa l'ultima parola per la conclusione. Sì, anch'io ringrazio tutti, un'iniziativa veramente interessante, si finisce mai davvero di imparare, lo dico da medico, lo dico da specialista, la medicina è meravigliosa e ci consente di aprire la mente a tutte le età. Io ringrazio davvero tutti i relatori, gli organizzatori dell'evento, in particolare Cristina, Matteo Ceccarello, Marco Martinelli, Patrizia, Gianluca e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata e buon fine settimana. Un saluto. Grazie veramente. Grazie a voi. Grazie, complimenti. Grazie. Aspetta. Ehi, siamo ancora collegati? Sì, ma era per salutarci, però se ci hanno levato tutti. Ok, grazie veramente. Grazie. Siamo bravi, bravissimi. Ciao.